In che senso i videogiochi hanno salvato la mia vita? In tantissimi modi, e penso non solo a me, ma a tantissimi altri. L'ispirazione per questo video l'ho avuta da un'email ricevuta stamattina con un contenuto molto simile ad altre decine, centinaia di messaggi che ricevo sia sulla pagina Facebook sia per email. Un ragazzo che mi ha contattato per farmi vedere le sue creazioni con Unity ed RPG Maker, tra le tante cose che mi ha scritto e mi ha chiesto, ha anche fatto una piccola parentesi su come questa sua grande passione per i videogiochi e soprattutto per la creazione, voler fare qualcosa con essi, l'abbia portato un pochino ad essere ghettizzato nell'ambiente scolastico in cui vive. Viene visto come uno sfigato, viene visto come una persona che non ha obiettivi, stramba e soprattutto diverso dagli altri. C'è uno stereotipo anni 90, quello del nerd chiuso in casa, che pian piano sta sparendo, ma non sta sparendo perché questo fenomeno sta diminuendo, ma perché il numero dei giocatori è in aumento. Quindi quel che era una nicchia ed era l'unica a vivere questo ambiente, adesso è nascosta sotto un mare di videogiocatori, ma è sempre presente. Ero un ragazzino quando cominciai a giocare sull'Amiga e l'Atari 2600, ed ero ancora un ragazzino quando andavo alle medie, in radio passavano gli FL 65, c'erano i Chupa Chups, si guardavano i film sui VHS, ed era anche il periodo in cui venivi preso pesantemente in giro da quelli che ambivano a diventare PR in discoteca, quelli che vivevano solo per il calcetto il sabato pomeriggio, e le ragazze che ti prendevano per il culo perché indossavi una polo e non una t-shirt firmata. Non neghiamolo, il periodo delle medie e del liceo, se non riesci a aggregarti a nessuno, fa schifo. Soprattutto prima, quando non era ancora il periodo dei social network, non era il tempo del web 2.0 ed era ancora più difficile trovare persone affini. Tutti si riempiono la bocca con la parola bullismo, sopraffare, maltrattare. Però quanti effettivamente possono dire di capirlo e di averlo vissuto? Anche perché molto spesso è capitato di vedere gente che è stata a suo tempo bullo che si riempiva la bocca di questi paroloni. Si è vittima dei bulli per i più svariati motivi, si è esclusi magari per altri. Però oggi voglio parlare soltanto della categoria a cui noi apparteniamo, a quella dei ragazzi che mi hanno scritto in tutti questi anni. Quella sensazione di quando ti alzi ogni giorno per andare a scuola, un parente ti guarda, vede che proprio non hai voglia e subito sei una persona che non ha ideali, sei una persona che non ha voglia di studiare, sei una persona che non ha coscienza e reputa magari il tuo comportamento, il tuo approccio difficile con i tuoi coetanei come una semplice scusa per il tuo malessere. Oppure più semplicemente succede che non hai voglia di esternare quel che succede ed è ancora peggio. È quella sensazione di non sentirsi valorizzato, dove tutti cercano in te un qualcosa che tu non hai, ma semplicemente perché non vuoi averlo. Specie qualche tempo fa, chiudersi in casa, non solo per giocare, magari per programmare, per capire come funzionava un videogioco, che tecnologia c'era dietro, scoprire questo mondo affascinante e cercare di replicarlo, voleva dire essere un emarginato, una persona senza interessi concreti, un ragazzino che non vuole crescere, il che non è una cosa negativa in tutti i casi, e soprattutto una persona che non è in grado di capire il mondo. Quel che ti faceva stare male è che quel che piaceva a te poteva sicuramente piacere a tanti altri, però il pregiudizio lo vinceva e tu rimanevi chiuso nelle tue passioni senza che gli altri le potessero capire. E non venitemi a dire che adesso oramai tutti i ragazzi giocano, perché non è vero. O al limite ci sono quelli che giocano soltanto i giochi di calcio e tutto il resto sono cazzate per ragazzini. E quindi, in che modo il videogioco è stato per molti, compreso me, una salvezza? Non ho forse detto che vivevamo in un mondo a parte? Non ho detto che per questo era difficile essere compresi? Non ho forse detto che a causa di tutto questo eravamo visti come persone deboli? Ragazzi, sono qui per dirvi che non siamo noi deboli. E ci sono tantissimi motivi per affermarlo. Noi abbiamo avuto la forza di seguire quel che ci piaceva, nonostante fosse controcorrente, nonostante gli altri non ci capissero. Ora il mondo, man mano, molto lentamente, sta scoprendo quel che noi abbiamo imparato ad apprezzare anni ed anni fa. Noi, che non ci bastava solo giocare, ma abbiamo visto quel che c'era dietro il videogioco. Siamo stati modder, mapper e in alcuni casi addirittura sviluppatori. Non importa se abbiamo avuto successo, non importa che tipo di giocatore sei, l'importante è che tu sia andato avanti e abbia approfondito qualche argomento che adesso è un trend, è qualcosa che ha importanza, è qualcosa che ha un valore adesso.
ho qui stampati i messaggi ricevuti negli ultimi mesi che contenevano più o meno lo stesso tipo di problemi, magari non sempre bullismo, ma problemi d'altro tipo. Persone che hanno affrontato momenti veramente difficili, chi ha affrontato la morte di una persona a loro cara. Ci sono tante piccole sfumature e tante vite diverse. E quasi tutti mi hanno confidato che il gaming, nonostante tutto, ha quello strano potere quasi terapeutico di farti vivere altre sensazioni, di farti avere altre esperienze, nonostante siano virtuali, comunque riuscivano a farti pensare ad altro, comunque riuscivano a farti stare meglio. Se la vita non è sempre giusta lì fuori e va affrontata tutti i giorni, sai anche che puoi avere dei momenti in cui puoi essere qualcun altro, in cui respiri tutt'altra aria e non sei debole per questo, anzi sei stato forte che non hai ceduto magari ad altre debolezze che possono essere la droga, possono essere l'alcol, sfoghi di violenza e persone che, tra virgolette, ci sono rimaste sotto a tutto questo giro. Ne conosco, ne ho conosciute, ce ne sono e ce ne saranno. Non sei inferiore a nessuno se pensi che i videogiochi in qualche modo possano farti stare meglio. Tra i tanti problemi che si possono avere, specialmente nel periodo dell'adolescenza, quella del bullismo è una piaga che non sempre viene affrontata nella giusta maniera e molto spesso viene sottovalutata. A volte si può pensare, sentendo al telegiornale notizie di ragazzi che a causa del bullismo si sono tolti la vita, che questi ultimi possano non aver avuto la forza per affrontare le situazioni, possano non aver avuto le palle per gestirli. Però, quando sei solo contro il mondo, vi garantisco che è tutto molto più pesante e anche i problemi più piccoli possono diventare, accumulandosi, sempre, sempre più pesanti e pressanti. Posso anche garantirvi però che ogni cosa che inizia ha sempre una fine, tutto questo non durerà all'infinito. Si troverà sempre magari qualcuno che condivide le nostre stesse idee, qualcuno con cui ci troviamo bene, magari c'è chi lo trova più facilmente, chi ha più difficoltà, però alla fine, che siano tanti, siano pochi o sia anche una sola persona, alla fine troverai sempre qualcuno che condivide una tua idea. Là fuori c'è un mondo fatto di persone e con questo non intendo dire soltanto gruppi consolidati, ma anche ragazzi e ragazze soli come voi, soli come sono stato io. E per quanto possa sembrare stupido ripeterlo, per alcuni di essi i videogiochi hanno salvato la vita. E qui, a questo punto, ispirato dalle tante mail ricevute con esperienze negative quasi tutte legate al bullismo, ne approfitto per saldare una promessa che ho fatto al me stesso del passato. In un momento dove pensavo che non ci sarebbero state altro che interminabili giornate sotto il giudizio di tutti, nell'isolamento, nell'incomprensione, mi ero promesso che se un domani avessi avuto la possibilità di dire al mondo che questo è un problema che non va sottovalutato, che stare male per il bullismo può condizionarti la vita, che giocare o programmare videogiochi non è un qualcosa di cui vergognarsi e che può aiutarti a non pensare ai problemi che hai fuori e che comunque vanno affrontati, l'avrei fatto. E lo sto facendo in questo momento. Quindi, da persona che c'è passata e riferendomi a coloro che sono ancora vittima dei bulli, ragazzi, tenete duro, perché alla fine è come un videogioco. Puoi perdere in continuazione, fare errori, puoi sentirti frustrato per questo, ma non devi mollare la partita, perché altrimenti devi ripetere tutto quanto da capo. Tutto quel che devi fare è avere pazienza, essere forte, affrontare il nemico e continuare fino a quando non l'hai sconfitto, in maniera tale che quando te lo ritroverai davanti, quando avrai più esperienza e saprai come combatterlo, potrai fare la stessa identica cosa anche ad occhi chiusi. Non lasciarli vincere. Per oggi da Fraus è tutto, ci rivediamo al prossimo video.